Thank you.
Che doveva andare a dottrina e gli aveva un fioncarettolo. Sicché il prete si chiamava Bianchi gli disse: un tu viene oggi a dottrina. Ma c'è il mio carettolo, se lo lascio io me lo ruba, non posso mica venire. E sicché gli disse il prete: ma vieni, lascialo lì, te lo guardi il nostro Signore.
La regione Toscana è la regione con il più alto numero di parchi d'arte contemporanei. La Toscana è paesaggio, è cultura, è ambiente, è opera dell'uomo e tutto si unisce per creare una sintesi che rende la Toscana unica al mondo. E i parchi d'arte contemporanea, con i giardini storici, con le opere nel contesto dei giardini esposte, offrono un messaggio di questo tipo, attraverso il quale è possibile fare un piccolo viaggio dentro la Toscana, in ciascun giardino di arte contemporanea, e vivere questo sentimento enorme di comunione con la natura insieme all'opera dell'uomo. Un'esperienza imperdibile e assolutamente unica. Allora, primo, io non sono un parco, io non sono un collezionista che invita gli artisti. Tutti gli artisti che sono qui fanno parte delle mie amici e conoscenze, forse artisti della mia età, ma anche giovani che io ho conosciuto quando io ero professore in due accademie, a Monaco e a Colonia, e dunque sono studenti che hanno lavorato come giovani o artisti della mia età. Mi piace di dire che il mio album di poesie, se vuole dire che sono le amici, e anche questa è una buona scusa per me di spiegare che io non accetto, non prendo artisti che io non conosco o che non erano amici di me. È un parco molto privato delle mie conoscenze. Per trovare il luogo, e questo io conosco molto bene adesso il terreno e tutte le
condizione del terreno, allora io propone a ogni artista un posto. Abbiamo molto fortuna di avere 15 ettari, dunque il terreno è enorme e possiamo, non è un prato dove mettiamo come piccole cose tutte le sculture insieme, le gente devono fare, non so, 5-6 chilometri per vedere veramente tutto. Dunque il spazio è anche per il spettatore è bello di ritrovare le cose, e io penso che è anche difficile di vedere tutto, o allora si deve stare 2 giorni qui. Prima io, la natura mi ha fatto sempre paura, io non sono un amante della natura, sono venuto qui per caso e soprattutto perché la mia moglie, che era molto giovane, a lei gli è piaciuto e abbiamo trovato prima una casa a Arcidosso e dopo le gente hanno detto abbiamo trovato anche c'è qui un giardino che era selvatico un po' perché era in 90, in 89 e 85 era questo grande freddo che ha bruciato tutte le olive in tutta l'Italia. Dunque era tutte le olive, molte olive erano tagliate perché erano morti, non era molto piacevole, e questa era in vendita, allora l'abbiamo comprato senza sapere che diviene, e solamente lentamente io mi sono avvicinato della natura. Adesso la comprendo, ma prima io non sapevo neanche un olivo che vuole dire, non sapevo la differenza tra un olivo e un altro albero di frutta. Dunque io ho imparato, ho cominciato a comprendere la natura tramite questa avventura che io ho fatto. E io sono molto contento perché io sono qualcuno che non ha la sua terra. Io sono nato in Romania, dopo sono stato in Svizzera, in Francia, a Parigi, in una grande città, in Germania. E io non avevo l'occasione di mi avvicinare alla natura, eccetto una volta, un anno, in Grecia, dove in una isola perduta, dove erano solamente tre famiglie di due persone, due coppie che vivevano in questa isola. Dunque questa era la sola occasione di conoscere la natura. E qui io sono contento perché io ho visto per esempio cose che anche oggi non esistano più, su questo lato che loro chiamano il Appennino, lo chiamano questo lato, era una volta olive, le olive erano completamente mangiate delle selva. Si vede da qualche parte rose, vite, mangiate della natura. Noi abbiamo dovuto soprattutto ripulire tutto e comprendere che si passa qui, ma dall'altra parte anche pulendo abbiamo perduto, perché dopo io ho fatto venire una biologa abbiamo fatto una mostra sul terreno, abbiamo visto le vecchie mappe del terreno e abbiamo compreso un po' che era primo qui. Una delle opere che mi ha appassionato specialmente era questa voglia io mi sono ricordato della mia, quando io ho cominciato a fare arte, e allora per assurdità in qualche senso io ho rifatto la camera a Parigi in un piccolo albergo
una stanza non fa più di 3 metri su 5 metri e io l'ho rifatta qui in legno. Mi sono ricordato dopo memoria, ha messo tutto il letto, dove era il letto, dove era la piccola tavola, dove io facevo la cucina, la finestra, porta, tutto era il mio mondo in quale io ho cominciato di fare arte a Parigi, l'ha rifatto qui e una volta fatto io ho chiesto il mio fonditore, che è un amico, Pietro Caporella, guarda questo, tu potresti lo fare tutta la camera, diciamo questo, in bronzo? Lui dice sì, si può fare, una questione di tempo, di voglia, di soldi anche. Allora io dico, quanto tu pensi che sarebbe? Lui mi ha detto una cifra, io ho detto bene, questa cifra anche io l'ho pensato, se tu vuoi vai, fa la camera intera in bronzo. Allora dopo 3 mesi, adesso lei è qui sempre, da sempre, è uno dei, come si dice, dei lavori le più pregiati, perché è strano, io l'ho buttato quasi in dentro ai alberi, è inclinata così in due lati e le gente perdono l'equilibrio quando entrano. Ma è una impressione strana, senza tetto, tu vedi gli alberi e tu sei dentro in una camera triste di un studente così, è lì in questo albero, in questo mezzo della natura. E questa contraddizione è un po' la contraddizione anche del mio rapporto con la cultura, ma il rapporto di tutti con la natura, perché noi diciamo che amiamo la natura, ma amiamo le piccole fiorini, le cose così, ma la natura vuole dire anche le fulmine, la neve, che il ghiaccio, la natura. Noi abbiamo paura della natura, in verità, quando siamo noi solo veramente dentro alla natura abbiamo paura, perché siamo anche nudi e non siamo adatti alla natura. Noi diciamo che la amiamo, ma in verità è il contrario.